Ok, siamo partiti, confermo che siamo in diretta. Buonasera a tutti, tutte le persone che ci seguono. Sono Marco Peruzzi di Associazione Oneto. Un saluto da parte nostra a tutti voi che ci seguite ogni settimana. Abbiamo oggi come ospiti il nostro vicepresidente Gianfrancesco Ruggeri e Maurizio Tani, che ci chiama in collegamento da Reykjavik. Una breve presentazione. Dopo gli studi in storia dell'arte, beni culturali e linguistica italiana tra Pisa e Perugia, ha studiato Cultural Studies a Birmingham, Regno Unito, conducendo una ricerca sull'uso della lingua nella costruzione di identità collettive nell'Italia contemporanea, studiando il caso specifico dei tentativi di creare realtà nazionali, altre rispetto a quella italiana nell'Italia del Nord. Attualmente insegna lingua, cultura e storia dell'arte italiana all'Università di Islanda di Reykjavik, da dove ci parla, perché è in collegamento dall'Islanda. Continua ad interessarsi di storia delle identità collettive in ambito italiano, cercando di allargare l'orizzonte anche ad epoche più remote. È affascinato dalla ricchezza del patrimonio culturale e ambientale italiano ed europeo e cerca di dare il suo contributo alla sua conservazione, possibilmente senza musealizzarlo, ma rendendolo parte integrante della vita delle comunità e degli individui che ne sono parte. Al suo attivo varie pubblicazioni sulla difesa del plurilinguismo e del pluriculturalismo in Italia e in Europa, danubiana in particolare. È convinto che una maggior coscienza e quindi conoscenza delle dinamiche di costruzione e decostruzione delle identità collettive, anche a livello di opinione pubblica, può aiutare l'uomo contemporaneo a vivere meglio, come singolo e come membro di una comunità. Questa lunga fase di trapasso post-1989, che va sotto il nome di globalizzazione, una fase storica in cui, come sempre per la verità, o ci si salva tutti o sarà difficile, in ogni caso impossibile per la stragrande maggioranza di noi, che ci si possa salvare come singoli e individui. Detto questo, alcune brevi comunicazioni societarie dell'associazione. Volevo segnalarvi prima di tutto che è possibile per chi lo vuole rivedere le nostre conferenze anche in diretta. Vediamo di collegarci. Scusate. Secondo solo, vi faccio vedere. Eccoci qua. Allora, è possibile rivedere le nostre conferenze in diretta dal sito dell'associazione Oneto. Andiamo sul sito, eccolo qua. Voi potete scorrere la pagina della nostra associazione che trovate cercando su Facebook Associazione Gilberto Oneto e troverete tutte le nostre conferenze una dopo l'altra. Questa è la diretta di adesso. Una dopo l'altra e le potrete visualizzare anche in differita. Oltre a questo, il modo forse più comodo è da questa parte, sotto altro, c'è video. Andando su video si visualizzano tutti i video della nostra associazione e si possono, come vedete, rivedere anche successivamente. Un altro modo di rivedere le nostre conferenze è su YouTube, dove abbiamo un canale aperto da poco. Basta cercare Associazione Gilberto Oneto. Eccoci qua. La prima voce che trovate è quella del nostro canale YouTube. Eccolo qua. E ancora una volta, da qua voi vedete che è possibile andare a vedere in differita tutte le conferenze della serie La Serata del Drago, di cui questa conferenza di oggi fa parte. Su YouTube le conferenze vengono messe una o 2 giorni dopo essere andate in diretta su Facebook. Vi ricordo poi ovviamente che è sempre accessibile il nostro sito internet, da cui trovate oltre che le informazioni su chi siamo, anche le modalità di iscrizione alla nostra associazione, i libri da noi pubblicati, ognuno dei quali ha un suo abstract che presenta brevemente il libro, e una sezione articoli in cui potete trovare molte altre informazioni, oltre a un archivio multimediale piuttosto fornito a cui potete accedere e dove trovate molte registrazioni in audio e video, ma di questo magari parleremo meglio un'altra volta. Detto questo, interrompiamo pure la condivisione e niente, quindi la parola direttamente a Gianfrancesco Ruggeri per condurre insieme a Maurizio Tani questa giornata. Grazie a tutti e buona conferenza. Grazie. Grazie. Allora, ringrazio tutti per essere presenti questa sera. È la prima serata dedicata ad aspetti linguistici che organizziamo nel ciclo di incontri Le Serate del Drago. Annuncio già che ne avremo
un'altra il 23, sempre su tematiche linguistiche, quindi è solo l'inizio. Questa sera abbiamo con noi il professor Tani, che ha redatto una tesi se non sbaglio, dottorato all'Università di Cambridge, intitolata La funzione del dialetto nella creazione di identità nazionali, il caso della Lombardia e della Padania nella stampa leghista tra il 1984 e il 2009. Prima di lasciare la parola al professor Tani, volevo elencare quelli che sono i riferimenti linguistici della nostra associazione. In primis la tesi del professor Jeffrey Hall, un professore australiano, che negli anni '80 ha fatto una tesi di dottorato intitolata The Linguistic Unit of Northern Italy and Grecia. È una tesi che si può comprare online, nella quale il professor Hall sostiene addirittura l'esistenza di una lingua padanese che comprende tutto il bacino della Val Padana e in più le aree ladine e romance. La tesi è molto corposa e è stata poi sintetizzata dallo stesso professore in due articoli che sono apparsi alla metà degli anni 80, fine anni 80, su Etnie, articoli che cercheremo di riproporre nel nostro archivio. Un secondo elemento cui noi facciamo riferimento sono gli scritti di Sergio Salvi. Sergio Salvi è toscano, è un convinto sostenitore dell'esistenza della Padania e dell'esistenza di una lingua padana, e una delle sue opere è proprio La lingua padana e i suoi dialetti, che tra l'altro è un testo di cui potete scaricare gratis il PDF dal nostro sito, sempre nella sezione archivio. E successivamente a questo testo Salvi ha rivisto e ampliato il suo lavoro e è arrivato alla redazione della lingua del Mi. La lingua del Mi, da un lato, ricorda l'espressione della lingua del Si, nasce questo titolo basandosi su quello che è un elemento caratteristico della lingua padana. Noi siamo spesso pronti a litigare tra di noi, a mettere l'accento sulle differenze, per cui da un paese all'altro, se si parla in madrelingua, io preferisco chiamarle madrelingue piuttosto che dialetti, cambia tutto, non ci si capisce, io dico in un modo, loro dicono in un altro. E in questo gioco al massacro che facciamo tra di noi e sulle nostre madrelingue, spesso ci dimentichiamo dei tanti elementi che invece le uniscono. Il più evidente è questo, l'uso del mi o del me, a seconda delle zone, come pronome personale di prima persona singolare. Per cui in italiano si dice io, derivato dal latino ego, e in Valpadana invece mi e me. Ed è un caso unico in tutta Europa, perché in tutte le altre lingue neoromanze, ovvero derivate da latino, io deriva sempre da ego. L'unico caso in cui non deriva da ego è il nostro. Ed è questo uno dei tanti elementi invece accomunano le diverse parlate della Padania. Forse quindi dovremmo smettere un po' di farci male da noi. Infine, quale ultimo riferimento, ecco, è il padazionario. Il padazionario nasce da un'idea di Gilberto Neto. Ho avuto la fortuna di scriverlo insieme a lui, ed è un testo ovviamente un po' provocatorio, un po' irriverente, che però non si occupa direttamente di madrelingue, di trovare una forma comune, una koinè a queste madrelingue, ma fa un percorso, diciamo, diverso, ovvero partendo dall'italiano, che bene o male tutti noi parliamo, l'idea è quello di padanizzarlo il più possibile, di renderlo più vicino al nostro modo di parlare, sia inserendo dei vocaboli tipicamente padani, sia inserendo delle espressioni, dei modi di dire, i tempi verbali, e quindi cercare di trovare una nostra identità, affermare una nostra identità,
anche nel momento in cui parliamo italiano. Il tema della serata, una precisazione sul tema della serata, lo trovo molto interessante, e però va precisato che, come spesso ribadiamo, la nostra è un'associazione assolutamente culturale e identitaria, ma non politica. Quindi il fatto che si tocchi un tema che per certi versi richiama quello che è stato e che è tuttora un partito politico attivo, va un attimo precisato. Noi non intendiamo assolutamente dare giudizi nel merito. Quello che verrà espresso è un giudizio su una fase storica che sostanzialmente possiamo dirsi conclusa, quindi è un giudizio storico, per di più viene emesso da una persona che, come vedrete nella sua descrizione, non si limita a esprimere delle opinioni, ma ha fatto un lavoro molto certosino, arrivando a valutare, a studiare ben 4.000 numeri di giornali, di quotidiani, di periodici stampati nel periodo considerato tra l'84 e il 2009. Quindi è un giudizio dati alla mano. E questo è molto importante, perché il nostro è un po' un paese dove tutti sono opinionisti, tutti sanno un po' tutto, per cui abbiamo 60 milioni di allenatori, in questo periodo abbiamo 60 milioni di virologi. Quando parliamo di linguistica, tutti presumono di sapere tutto, avere delle certezze, questa è una lingua, questo è un dialetto, magari senza neppure averle. Quindi, ripeto, un giudizio storico formulato su dati oggettivi da una persona preparata che abbiamo il piacere di ospitare. Sarà una serata che avrà inevitabilmente uno sguardo rivolto al passato, su quello che è stato in quegli anni e magari che poteva essere, ma nella nostra intenzione, oltre a questo, c'è anche l'obiettivo di dare una speranza per il presente e per il futuro. Indipendentemente da quello che è stato, esiste ed è ancora tra noi un patrimonio linguistico, magari un po' in difficoltà, magari un po' in via di scomparsa, ma comunque esiste, e su questo patrimonio linguistico niente e nessuno ci vieta che si possa provare a fare dei ragionamenti per raggiungere determinati obiettivi. Quindi c'è anche una prospettiva futura. Io adesso mi taccio, lascio la parola al professor Tani. Bene, grazie. Intanto volevo ricordare che oggi è il 1° marzo e che in Veneto, penso qualcuno lo ricordi come il Capodanno. Noi in Toscana abbiamo il 25 marzo, quindi insomma è l'inizio di un nuovo anno, quindi buon anno e grazie dell'invito. Mi sentite, no? Benissimo. Bene. Sì. Io, come è stato anche ricordato nella presentazione che è stata fatta di me, non sono un linguista, non sono un linguista puro, no, non sono un dialettologo, ho studiato linguistica in più occasioni, lavoro con le lingue, però ho avvicinato il tema con cautela, con anni di studi e di anche collaborazioni e assistenze da parte di esperti dialettologi. Ecco, visto che avete fatto vedere la tesi di Hall, faccio vedere anche la mia, se possiamo condividere lo schermo. Tra l'altro è anche questa, come le opere di Salvi che avete citato, consultabile gratis su internet, quindi motivo in più per fare pubblicità, perché io non ci guadagno niente. E allora volevo così far vedere il titolo, non so se si vede il titolo della mia ricerca, che è stata discussa all'Università di Birmingham, per l'esattezza, per poi un master con ricerca. E qui la potete scorrere, la potete studiare. Ora io, come vedete, ho fatto questa ricerca nel 2016, quindi magari certe questioni non le ho
più in memoria, però qui si trova tutto quello che è il lavoro, insomma, che ho fatto, e quindi vi invito insomma, a studiarlo, a guardarlo, anche volendo come un contributo a queste questioni che Gianfrancesco ha appena ricordato, che stanno a cuore a molti di voi, e nello specifico la salvaguardia del plurilinguismo sta a cuore, molto a cuore, anche a me. Io sono, forse l'avete capito anche dalla calata, dalla pronuncia, sono toscano come Salvi, e quindi diciamo, vedo come questi dialetti che sopravvivono, che più che meno del nord Italia, come del sud Italia, un po' come una cosa anche esotica, che mi piacerebbe passassero alle generazioni future. Io tra l'altro vi parlo da un'isola, l'Islanda, che non ha dialetti, è abitata oggi da poco più di 300.000 abitanti, 100 anni fa da 70.000 abitanti, e nell'epoca vichinga, che era il periodo di massima sviluppo demografico, era abitato da 70.000 abitanti, quindi diciamo non ha i numeri per oggi soprattutto sviluppare dialetti, in un contesto in cui si è imposto da subito una varietà abbastanza sovralocale di lingua, quella che viene chiamata anche il norreno, la lingua franca dei vichinghi, e poi soprattutto con l'abitudine di riunire ogni anno il Parlamento, e col fatto che la lingua locale fu già nel Medioevo usata per scrivere e conservare le leggi e per tenere, diciamo, i parlamenti, diciamo, questo periodico incontrarsi al Parlamento dopo la festa di San Giovanni al centro dell'isola ha portato a tutte le varie vallate a diciamo, limitare lo sviluppo di varietà locali, di caratteristiche locali. Quindi un paese senza dialetti, anche se però vicino a noi c'è la Norvegia, che è invece una realtà, uno stato che ha fin dagli anni 60 sviluppato una politica molto importante per la promozione e la difesa delle varietà locali, con più anche lingue ufficiali. In realtà poi ci sarebbe le Faroe tra Islanda e Norvegia, e le Faroe hanno una lingua a sé, molto vicina all'islandese, di fatto come tipologia il faroese potrebbe essere considerato un dialetto dell'islandese, quindi volendo, se prendiamo la lingua, il gruppo linguistico, il sistema linguistico islandese-faroese, volendo l'islandese e il faroese sono dialetti nel senso di varietà di questa sovralingua teorica islandese-faroese, perché effettivamente se io prendo un testo faroese lo capisco perfettamente, quindi ci sono solo alcune parole che cambiano, anche se poi la pronuncia invece è più difficile. Quindi da un contesto anche attuale di mancanza di quell'islandese e quello toscano di origine di grandi varietà differenti, e comunque insomma diverse da quelle parlate nel nord Italia, per me questi dialetti, questi sistemi linguistici del nord Italia sono un grande patrimonio che ha sviluppato anche una grande letteratura, e veramente mi dispiacerebbe, soprattutto per voi, noi toscani abbiamo la fortuna insomma di avere traghettato la nostra lingua locale nella modernità, e c'è il rischio che invece non tutti i dialetti del nord Italia riescano nell'impresa, e quindi faccio il tifo e ho fatto con questo lavoro, volendo anche un contributo che spero possa essere utile per il lavoro culturale che state facendo, e quindi diciamo faccio il tifo per voi, e quindi sono contento di poter così dare un contributo, però dicevo contestualizzato in questo modo che dicevo, cioè non sono un linguista. Questo però potrebbe essere anche un vantaggio, nel senso che magari potrei dare dei punti di vista utili, dei suggerimenti, degli stimoli per il lavoro che state facendo.
Quindi dicevo, ecco, qui non so se si vede ancora nella condivisione una famosa frase di Gramsci che io ho voluto mettere all'inizio della tesi: ogni volta che la questione della lingua affiora, in realtà ci sono in movimento cose che riguardano un po' anche il riassetto politico della nazione, egemonie, eccetera. Quindi questo per dire che è giusto dire che la politica la teniamo lontana, la politica dei partiti, però diciamo noi stiamo parlando di un settore della linguistica che viene chiamato appunto politica linguistica, insomma, quindi diciamo la politica c'è nel senso di organizzazione della polis e della, diciamo, della vita di una comunità. E quindi noi andremo a parlare di politica, ma non per fare politica, non per fare politica dei partiti. Ecco, detto questo, fatta la pubblicità al mio lavoro e quindi anche invitare chi ci sta ascoltando a leggere questo lavoro, dove io ho sviluppato alcuni strumenti per rispondere ad alcune domande che essenzialmente erano capire se analizzando meglio il modo con cui la Lega Nord e la Lega Lombarda prima, diciamo, mi sono dato dei limiti, non ho analizzato per esempio il lavoro fatto dalla Liga Veneta in epoca pre-unificazione con la Lega Lombarda e quindi creazione della Lega Nord, quindi diciamo mi sono dato dei limiti e anche come diceva Gianfrancesco di corpus di materiale analizzato, ho analizzato il materiale prodotto scritto, quindi non esistono altri pochissimi studi in realtà esistono su questo argomento che quello che ho affrontato io che però hanno toccato anche altro materiale, altre tipologie di documenti, anche video e audio. Io invece mi sono focalizzato su quelli scritti. Quindi diciamo in questo lavoro, lavorando su un corpus di testi scritti, di articoli da periodici e giornali della Lega Lombarda, Lega Nord, ho cercato di rispondere ad alcune domande che potevano essere utili per capire che tipo di attività ci fosse dietro, quali fossero le finalità di quell'utilizzo del dialetto che tutti gli studiosi, diciamo, che avevano studiato la Lega Lombarda, la Lega Nord, dicevano esserci. Un uso anche che veniva utilizzato come dato per classificare il partito come un partito etno regionalista, etnonazionalista o eventualmente populista. I problemi usati, i problemi incontrati dalla Lega Nord nell'uso del dialetto avrebbe spiegato, spiega secondo loro, spiegherebbe secondo alcuni studiosi proprio il passaggio anche da una fase all'altra della storia del leghismo e quindi anche la possibilità di interpretare in maniera diversa questo partito. Quindi questa è un po' l'esigenza di partenza. Per arrivare a rispondere ad un'analisi completa di questi, di queste, per rispondere a queste domande, mi sono costruito tutta una serie di strumenti di misurazione, di analisi, che qui posso anche citare e tentare di spiegare, però rischierei probabilmente di essere noioso. Poi magari vediamo se ci sono domande più specifiche, posso andare anche nei dettagli. Però io direi di, diciamo, rispetto anche del lavoro che ho fatto. Direi che bisognerebbe leggere tutto il lavoro, non è enorme, sono poco più di 100 pagine in italiano, con la bibliografia, dove poi potete ritrovare, gli strumenti anche teorici che ho utilizzato, gli appoggi, diciamo, a quelle che sono le mie considerazioni. Quindi direi che almeno in questo mio primo intervento non andrei troppo nel dettaglio, però diciamo, presenterei questo mio lavoro in questi termini, cioè un tentativo di capire, confrontando la teoria
generale su come di fatto, per dirla in maniera semplice, come si costruisce una nazione e come lo si fa usando la lingua, che è uno dei marcatori, come si suol dire, delle identità collettive più potente per creare appunto identità e quindi anche qualcosa di più, e quindi confrontare la teoria con la pratica di quello che è stato l'uso della lega del dialetto. E quindi spiego come mai ha senso fare questo tipo di analisi utilizzando per esempio solo un corpus scritto, di testi scritti. Insomma, faccio tutta una serie di considerazioni che potrebbero anche interessare questa sera, ma non avendo la certezza matematica, li lascerei appunto a una lettura del mio lavoro. In questo diciamo campionario di strumenti, ora se Gianfrancesco ha letto il testo, può magari anche lui dirmi cos'è che ha interessato di più e cosa meno. Allora io altrimenti posso io iniziare anche dall'intervento che Gianfrancesco ha fatto subito in apertura, quando ha citato per esempio il dialetto, la parola dialetto, per esempio una parola che io ho visto spesso criticare da chi vuol proteggere i dialetti, dicendo no, non sono dialetti, sono lingue. Ed è vero, nel senso che io uso la parola, ecco, questo può essere anche utile poi per intenderci da questo momento in poi nella serata. Ecco, io intendo, io ho pensato, prima di usare la parola dialetto, ci ho pensato, insomma, ho valutato cosa avrei potuto usare, per esempio avrei potuto usare idioma, no? Però siccome qui siamo in un ambito politico, di uso politico della lingua, e la politica è diciamo, l'ambito, è un ambito della società, della sociologia, ho deciso di usare la terminologia della sociolinguistica, in cui il dialetto traduce, diciamo, il sostantivo di lingua dialettizzata. Quindi quando io dico dialetto non voglio dire che l'idioma X è inferiore rispetto a un idioma Y, ma è semplicemente per fotografare il male di cui soffre l'idioma X. Quindi quando dico che il veneziano, il veneto, o intendendo come sistema linguistico oggi è un dialetto anche al singolare, voglio dire che il Veneto ha quelle caratteristiche che i sociolinguisti ci indicano, ha quelle caratteristiche che ne fanno, che ne danno, danno a questa lingua lo status di dialetto, cioè di un sistema linguistico subordinato a un altro sistema linguistico. E quindi, diciamo, è semplicemente per intenderci, sostanzialmente potremmo dirlo, per individuare la malattia che dobbiamo curare, perché è inutile dire a uno che ha una malattia X, gli vogliamo tutto il bene che uno può immaginare, però se vogliamo curarlo, aiutarlo, dobbiamo dirgli: guarda, te hai questa malattia, per guarire da questa malattia devi fare queste cose, devi prendere queste medicine, devi andare a fare certe cure. Se no, quello pensa di essere sano e muore perché appunto nessuno lo aiuta. Quindi mi sembra necessario parlare di dialetto. Poi ovviamente c'è anche la parola dialetto usata in altri contesti come varietà diatopica di un certo sistema linguistico. Però, diciamo, nella sociologia, nella sociolinguistica, dialetto, lingua dialettizzata, magari una lingua che un tempo non era un dialetto, aveva la sua... il suo prestigio, ecco, i sociolinguisti parlano di prestigio originariamente molto alto, che poi è andata perdendo e nel subentrare nell'area di egemonica di un'altra lingua, nell'entrare nell'area egemonica di un'altra lingua è diventato un dialetto, però in futuro potrebbe anche guarire da questo status e quindi tornare ad essere una lingua non dialettizzata.
Ecco, io su questo punto ho Scusa, trovato. volevo aggiungere un'altra cosa, poi Sì. ecco, l'altra cosa che dicevi, i linguisti o insomma diciamo, gli attivisti della difesa dei dialetti litigano, no? Ecco, da qui in poi non è un'altra lingua. Ecco, c'è il problema, poi un altro settore di studi è quello della percezione della differenza. Quindi, che so, la Toscana è stata studiata come una delle aree dove maggiore è questa percezione della differenza. Quindi il pisano e il livornese pensano di parlare le lingue più diverse che uno può immaginare, proprio perché hanno una loro idea particolare. Un'idea molto importante perché, come sappiamo, per esempio, i censimenti che vengono utilizzati spesso per parlare di lingua, per dire come sta bene una lingua, sono basati su autovalutazioni. Quindi purtroppo bisogna anche lavorare in queste condizioni dove c'è una percezione della lontananza, della differenza che rende tutto più complicato. Passo la parola. Ecco, è un aspetto molto interessante quello che tu hai sottolineato, per cui il concetto di dialetto è, dimmi se dico correttamente, un concetto di sociolinguistica e non un concetto di linguistica, per cui da un punto di vista prettamente linguistico distinguere una lingua da un dialetto non è possibile, è possibile nel momento in cui noi a uno di questi dialetti assegniamo delle funzioni. Assegniamo dei compiti, assegniamo uno status e ad altri invece non lo assegniamo. Quindi è una scelta più che altro di magari dettata da fenomeni storici, magari dettata da fenomeni economici, sociali, ma che prescinde l'aspetto puramente linguistico. Un altro aspetto che io ho trovato molto interessante nella tua tesi è che tu parli tranquillamente di Romania occidentale ed orientale ed è abbastanza difficile trovarlo in questi testi di linguistica, di sociolinguistica. Io ho letto un intero manuale di linguistica senza ritrovare di linguistica romanza senza ritrovare questo concetto. Io lo banalizzo, dimmi se lo riporto correttamente. Le lingue che derivano dal latino si dividono sostanzialmente in due gruppi, più il sardo, che fa a sé. I due gruppi, uno parte sostanzialmente dalla Spagna e dal Portogallo e arriva fino alla Valpadana, e l'altro gruppo invece comprende la Toscana, tutta l'Italia, la Sicilia e il romeno e altre lingue neoromanze che nel frattempo si sono anche estinte come il dalmatico. Per cui banalizzando, estremizzando, si può dire che un abitante di Parma che parla la sua madrelingua è più vicino linguisticamente a un portoghese di quanto non lo sia a un abitante di Pistoia che pure è sull'altro lato dell'Appennino. Ho estremizzato, però è più o meno questo il senso. Sì, diciamo, questa, ecco, facevo vedere prima la cartina. Questa cartina effettivamente gira poco sui manuali in generale in Italia, direi, perché mette a nudo, diciamo, un fatto che l'Italia è divisa dalla principale linea di differenziazione tra le lingue romanze e quindi, diciamo, una cosa che forse non è proprio, non piace proprio a tutti, diciamo, per dirlo con un eufemismo. Quindi, diciamo, la vedete, no? La vedete ancora? In questo momento no. No, vabbè. Allora, però l'avete vista, insomma. Sì. È chiara, poi l'hai descritta anche te. Sì, diciamo, io a me interessava molto perché diciamo, quando vuoi attivare la lingua per creare un'identità, e siccome le identità che spesso sono in competizione sono vincenti se hanno caratteri distintivi che
le distingue chiaramente dalle altre appunto identità competitive, nel caso nostro italiano, quella italiana, avere questo patrimonio, questo materiale culturale da attivare da parte, nel caso che io ho studiato, di un partito politico che diciamo almeno nella retorica si dichiarava etno nazionalista, almeno in alcuni periodi, è diciamo un patrimonio da non ignorare, da attivare. E infatti l'idea insomma dei vari studiosi che hanno studiato il leghismo, la Lega Lombarda e Nord, hanno appunto individuato nel fatto che questo partito attivasse il dialetto come appunto un segno di un intento etnonazionalista, eccetera, eccetera. Quindi questo per me era importante. E in realtà poi questa cartina così chiara, con dei confini anche così chiari, va contestualizzata nel mondo delle lingue che, come sappiamo, quelle dialettizzate in particolare non hanno confini, si parla infatti di continuum linguistico, quindi anche diciamo a cavallo di quella linea cosiddetta La Spezia Rimini o Massa Senigallia ci sono elementi diciamo di transizione, i confini non sono così netti, però diciamo semplificando effettivamente il bolognese e il fiorentino appartengono a sistemi linguistici diversi. La situazione poi diventa più complicata in realtà perché per esempio il Veneto, cioè nel senso questa è una cartina di terra, le cartine hanno un difetto che spesso vengono riportate, poi vabbè, la mentalità nostra, vivendo nell'epoca delle ferrovie, delle autostrade, abbiamo una visione diciamo come posso dire, mi viene in inglese, in islandese, ma non in italiano, terrocentrica, non so come si potrebbe dire meglio, comunque di terra, un punto di vista di terra, quando invece dovremmo avere, nel rispetto delle questioni anche storiche di lungo periodo, una visione anche di mare, e quindi vedere l'Adriatico non come un confine, perché magari a scuola ci hanno insegnato così, che no, o le Alpi come confine naturale, ecco un'altra forma dell'Italia, ma in realtà un ponte, anche le Alpi sono un ponte, e l'Adriatico ha maggior ragione, cioè in Abruzzo per esempio, se andate al museo etnografico di Pescara, trovate tutta una serie di elementi culturali che sono comuni all'altra sponda dell'Adriatico, anche in area molto lontana dalla costa, a livello di Bosnia. Quindi l'Adriatico, se uno lo vede come un ponte, un'area di comunanza culturale, dovrebbe anche considerare che quel confine, quella linea Sinigallia, La Spezia, poi diciamo quando entra in mare potrebbe anche risalire e includere il Veneto o parti del Veneto, quindi diciamo bisogna appunto prendere sempre con cautela queste semplificazioni grafiche, geografiche. In ogni caso il Veneto indubbiamente può essere sia collocato chiaramente, anzi per i fenomeni puramente fonetici e linguistici in generale, considerando anche le varietà più periferiche, più rurali, fa parte diciamo del sistema nord, diciamo della Romagna occidentale, però avendo una storia di Adriatico, di contatto col resto d'Italia, la storia di una città che ha avuto per alcuni momenti la funzione di capitale culturale dell'italianità, intesa come sistema culturale linguistico toscano-centrico, le pubblicazioni più importanti diciamo della letteratura che si andava
imponendo Toscana sono stati pubblicati a Venezia, quindi diciamo Venezia per la storia che ha avuto potrebbe anche stare in un'altra posizione rispetto a queste semplificazioni grafiche. In ogni caso non tutti, ma insomma tendenzialmente tutti i linguisti, le classificazioni dei dialetti nord italiani tendono a staccare il Veneto dagli altri dialetti gallo-italici, quindi è un po' più complessa la situazione, però senz'altro è questo, diciamo, il chiaro indizio che i dialetti potevano essere attivati da un partito politico del Nord Italia per creare identità alternative e anche identità etnico-nazionali alternative a quella italiana. Ecco, è molto interessante quello che dici, anche perché anche l'aspetto del Veneto che più volte viene aggiunto o tolto dall'area padana, il primo a toglierlo è stato proprio l'Ascoli, e è innegabile che l'attività di stampa a Venezia, ma anche l'influsso dell'italiano sul Veneto si sia fatto sentire. Da un punto di vista prettamente indipendentista, questo aspetto è molto curioso, perché il Veneto è forse la regione che, sotto il punto di vista politico di rivendicazione, è la regione che appare più in fermento, che appare più attiva, tanto che spesso si nota un fenomeno inverso a quello che dici, per cui sono i veneti che accusano gli altri padani dicendoli di averli zavorrati, di avergli impedito di essere indipendenti, di aver ritardato la loro indipendenza dall'Italia. Quindi questo è un fatto abbastanza interessante e contrasta un po' con la visione che magari noi nel nostro piccolo mondo abbiamo di noi stessi, della nostra percezione, come dicevi tu. A parte questa considerazione, è comunque interessante partire dal presupposto che un patrimonio comunque c'era e un patrimonio comunque si poteva attivare. A questo punto, partendo da questa premessa, tu hai fatto un'analisi, a mio avviso, molto certosina, perché, lo ripeto, hai analizzato 4.000 pubblicazioni, nel senso di sei partito dai primi numeri di Lombardia Autonomista, e hai seguito piano piano negli anni tutti i numeri di testate pubblicate dalla Lega fino al quotidiano La Padania e alle sue ultime puntate. E immagino che bene o male te li sei sfogliati tutti e sei andato alla ricerca di che cosa di preciso e soprattutto cosa hai trovato. Sì, penso pochi nel mondo possano vantare di aver letto tutti e sfogliato, non letto, sfogliato, preso in mano tutti i numeri dei periodici e giornali pubblicati dalla Lega Lombarda e poi dalla Lega Nord. Sì, io ho lavorato fino ai numeri della Padania del 2009, quando ormai, diciamo, c'erano i segni di un forte mutamento di quel partito, e quindi poi diciamo, anche per avere una fine, diciamo, se no non finiva più il lavoro, mi sono fermato al 2009. Sì, ho trovato innanzitutto che, diciamo, io, come dicevo, cercavo prove di quella presenza di attivazione del dialetto che tutti gli studiosi della Lega avevano citato in qualche maniera, però senza dirci concretamente i numeri o quanto questo fenomeno fosse importante. Allora, diciamo, per misurare quantitativamente e poi anche qualitativamente questa presenza del dialetto, ho fatto questo lavoro.
diciamo, ho trovato che praticamente non c'è un vero e proprio utilizzo, nel senso che io poi ho espresso queste quantità in una percentuale di presenza di testi che avessero la presenza di un 50 più 1% di dialetto, perché poi il problema è che spesso il dialetto veniva alternato a testi, a parti in italiano. E poi considerando anche il fatto che comunque, ecco, a proposito va specificato che il dialetto tendenzialmente in Italia viene spesso a collocarsi in un contesto italiano, quindi non avevo alzato troppo, cioè non avevo, mi ero immaginato che potessero essere anche testi metà in parte in italiano e in parte in dialetto. E infatti li ho trovati, però ho messo comunque 50 più 1% in dialetto. E la percentuale del periodo Lega Lombarda non supera il 10%, poi sparisce completamente il dialetto, il 6%, 10%, tra il 6 e il 10% del totale delle pubblicazioni fatte in un certo anno, in un certo periodo, che avevano almeno un testo in dialetto. Quindi sono stato molto, diciamo, alto una rete a maglie larghe. Nonostante questo, la percentuale è questa, di un massimo 10%, percentuale che poi va a zero nel periodo 91-95 e poi si ha un valore intorno al 2, poco più del 2% per il periodo 1996-2009. Quindi di fatto non è significativo come quantità, però comunque c'è, e allora mi sono chiesto anche la qualità, il tipo di presenza, e qui si entra un po' nelle questioni più specifiche di cosa può fare un partito, un movimento con il dialetto, se ha una finalità, diciamo, di tipo etnonazionalista. E qui bisognerebbe, insomma, fare riferimento alla letteratura in questione, però sostanzialmente io sono andato a vedere alcune questioni, tipo innanzitutto quali varietà ha usato la Lega e quindi che tipo di politica linguistica indirettamente si poteva leggere dietro a questo tipo di uso. Una prima via, cioè diciamo che le nazioni, per dirla semplice, usando magari anche una terminologia usata da quello che abbastanza concordemente viene considerato il maggiore studioso di etnismo e di costruzione delle identità collettive, fini nazionali, etniche, Anthony Smith, dice che sostanzialmente un'identità collettiva, anche per fini etno-nazionali, possono essere, può essere, diciamo, promossa attraverso un lavoro dall'alto di uno Stato in maniera burocratica, che fa un certo tipo di promozione di una certa lingua, oppure diciamo un altro tipo di percorso è quello demotico, diciamo una via demotica alla nazione, per cui tu attivi una cultura, una lingua dal basso, creando appunto anche una narrazione che contrappone una certa lingua a una lingua dominante, e quindi tu vai a raccontare la storia di un genocidio linguistico, di un tentativo, e quindi diciamo questo può essere una via.
Poi ovviamente la lingua è utile anche per marcare un'identità, quindi diciamo la lingua entra in gioco a vari livelli. E quindi insomma, considerando questa teoria, uno va e controlla, vede un po' che tipo di lavoro culturale la Lega faceva con questo dialetto. Allora mi aspettavo che un'ipotesi era iniziale che diciamo preferisse, valorizzasse, soprattutto utilizzasse soprattutto la lingua, la varietà di massimo prestigio all'interno di un sistema linguistico omogeneo, che so, in Piemonte, quello a base torinese, in Lombardia quello a base milanese, e magari con un po' più di problemi in Veneto magari quello centrale, o comunque meglio ancora quello veneto, veneziano, padovano, richiamando anche tutta una serie di autori. E quindi immaginavo questa possibilità, oppure avrebbe potuto magari scegliere di valorizzare un po' tutte le varietà, e quindi magari prevedere che diciamo col tempo poi magari alcune varietà avrebbero prodotto magari tutta una serie di fenomeni anche culturali, di legame identitario tra le popolazioni, e quindi magari sarebbe emerso un numero minore di varietà nel lungo periodo. In ogni caso, insomma, c'erano queste domande che mi facevo. E poi immaginavo che, considerando sempre tutta una serie di riflessioni da parte della sociolinguistica, avrebbe cercato di purificare, insomma, lavorare un minimo per rendere più attraente e anche più facile usare, più attraente all'uso questo materiale linguistico. E quindi immaginavo anche, che so, un certo purismo, una cura nella forma, anche nella grafia, che so, una standardizzazione, come spesso veniva tra l'altro anche promossa a livello legislativo in Veneto. In particolare c'è stata la pubblicazione da parte, se ricordo bene, della regione di un sistema di grafia unificata veneta, con intervento anche di linguisti. In ambito lombardo c'è la proposta di Bosoni, quindi quella di solito è una delle prime fasi, cioè se si guarda al percorso che hanno fatto anche i dialetti di successo, che so, lo slovacco, oppure altri dialetti, il maltese, che a un certo punto si è deciso di elevare a lingua nazionale, a lingua di comunicazione primaria all'interno di una comunità. Ecco, il primo passo è quello di stabilizzare, normalizzare, standardizzare, quindi renderlo anche più pulito anche come uso. E quindi diciamo, mi aspettavo cose di questo genere. E in realtà, ora non, diciamo, non mi ricordo le percentuali, comunque ora parlo un po' a memoria rispetto a quelle che sono le conclusioni del lavoro mio. A parte il Piemonte, dove a parte un anno o due soli, dove apparirono, trovai delle varietà diverse da quella appunto a base torinese, ecco, per il resto diciamo 90%, forse anche, insomma, ancora di più, anche di più, erano testi scritti rispettando, diciamo, per dirla in parole povere, la grammatica, diciamo, della varietà a base torinese, che aveva una sua tradizione anche di normalizzazione. Per la Lombardia non mi ricordo esattamente i dati, però diciamo quel
quella prevalenza di milanese che era normale all'inizio, poi andò a mutare e quindi si vedeva che a un certo punto era stato aperto un po' l'uso a un numero maggiore di varietà. E, per il Veneto lì c'era la tendenza a preferire le varietà Veneto centrali, ma diciamo senza per esempio curare la grafia, cosa che avrebbe potuto fare perché appunto le varietà utilizzate erano abbastanza vicine, comunque tutte di area Veneto centrale. Quindi diciamo alla fine diciamo, non ho ritrovato quelle scelte che uno si immaginava all'inizio dovesse prendere un movimento che aveva un'intenzione di creare sul dialetto una nazione o un'identità forte di tipo etno nazionalista. Quindi questa era un primo dato di fatto, però diciamo, capito, sono dettagli rispetto al dato principale che era quello di uno scarso, se non quasi nullo, utilizzo del dialetto che serviva un po' per dare diciamo, un messaggio di un certo tipo, però non c'era una volontà di elevare il prestigio del dialetto, di renderlo strumento di comunicazione tra gli iscritti al partito e il partito stesso. Quindi, e quindi diciamo, i dati che io ho messo insieme poi mi hanno portato alla conclusione che l'uso del dialetto fatto dalla Lega Nord non rispecchia quello che uno si quello che diciamo anche gli altri studiosi che prima di me avevano toccato l'argomento dichiaravano di un uso etnonazionalista del dialetto. Io trovo molto interessante quello che hai detto e forse però magari è sfuggito proprio il crudo dato numerico. Io sono un po' tendente svizzero e quindi volevo ribadire il dato numerico nel periodo 1984-2009 tu hai ritrovato 180 articoli circa su 4.400 numeri di giornali pubblicati dalla Lega Lombarda prima della Lega Nord. Quindi 180 su 4.400 è un dato, ecco qui è appena passata la tabella, è un dato veramente, quella sotto forse, eccola lì, si vede in fondo il totale, sono 178, io ho abbondato a 180, su 4.486 pubblicazioni fatte ed è un dato, ripeto, 178 articoli su 4.486 giornali, riviste, quindi all'interno di queste c'erano, immagino, parecchi articoli. Quindi se facessimo il numero di articoli, la percentuale sarebbe ancora più bassa. È un dato molto significativo. Io che quegli anni li ho vissuti, mi permetto di aggiungere anche alcune considerazioni. Il fatto che quel poco che si trova tante volte era frutto dell'iniziativa di singoli. Io faccio degli esempi. Se penso leggendo il tuo testo, si nota come nel 2003 ci siano un certo numero di articoli, un po' di più del solito. Se Marco può mandarci dalla regia le pagine della Padania. Si nota che in quegli anni, su iniziativa di Joan Marc Polli, che è sempre stato appassionato a questi temi, venivano, pubblicate delle pagine, a mio avviso, molto belle, nelle quali c'erano articoli in tutte le varie varianti padane e addirittura, proprio per un amore delle madrelingue, lui aveva inserito anche articoli in occitano, anche articoli
se non ricordo, forse c'era stato anche qualcosa in catalano, ed erano pagine molto belle. Tra l'altro io le leggevo e riuscivo anche, perlomeno l'ho scritto, riuscivo anche a capirle, quindi c'era anche la possibilità per chi non era proprio madrelingua di leggerle comunque. Però sono tante iniziative che sono nate sulla spinta dei singoli. Un'altra cosa che non riguarda la carta stampata, ma che abbiamo fatto per alcuni anni in Radio Padania con l'associazione ALP, Associazione Linguistica Padanesa, era una trasmissione di una mezz'oretta nella quale facevamo la stessa cosa. Invece di articoli scritti c'erano dei brevi interventi di 5-10 minuti, dove ognuno raccontava quello che voleva, in bergamasco, in torinese, in veneziano. Il retro di questa iniziativa è molto esplicativo, perché fa capire come andavano le cose. Tutto nasce dall'idea di un oriundo bergamasco trasferito in Nuova Zelanda che aveva il compito di curare la Lega Nord all'estero, e in questa sua trasmissione Padania all'estero ci ospitava e ci dava spazio. Poi, dopo un certo periodo di tempo, siamo stati tagliati per mettere le repliche delle telecronache delle partite di hockey. Anche questo dà l'idea di come ci fosse poca attenzione a questi temi. L'ultimo esempio, e poi ti rilascio la parola, riguarda la legge con cui la Regione Lombardia, finalmente, pochi anni fa, decide di definire il lombardo una lingua e di tutelarlo. Quella legge nasce da sottoscritto. Io un giorno mi sono messo lì di pugno a scriverla, copiando un po' quello che avevano fatto in Piemonte, copiando un po' quello che avevano fatto in Veneto, e poi l'ho data a un sindaco di paese, l'allora sindaco di Spirano, Giovanni Malanchini, che si è fatto portavoce, l'ha portata in regione, poi è stata rivista, migliorata, corretta da alcuni studiosi come Marco Tamburelli, che avremo ospite il 23, da appassionati come Gianmarc Polli, che ho citato, e finalmente è stata approvata, un po' ovviamente azzoppata e ridimensionata dalla politica, per cui qualcosina è passato, qualcosa non è passato, però anche questo dà l'idea di come persino la legge regionale della Lombardia nasca dall'ultimo degli esperti di settore, visto che io non sono un linguista, non mi occupo di questa passione, di questo lavoro per questo tema per lavoro, ma solo per passione, ed è tutto nato così spontaneamente. Fosse per il partito, probabilmente tu non avresti trovato neanche quei 178 articoli che hai trovato. E quindi è un po' triste per noi fare questa constatazione. D'altro canto c'è una domanda che ci arriva, e mi ricollego a te. Tu parli di una via demotica, per cui la gente che si mette in moto e spontaneamente, senza l'intervento di uno Stato superiore, si dà da fare per tutelare, rivalorizzare le sue parlate. Quindi mi pare di capire che è una cosa che si può fare anche prescindendo da un partito. E dall'altro canto, ed è questa la domanda che ne è fatta, a tuo avviso non pensi che l'aver associato il partito al dialetto, al lombardo, sia stato, tra virgolette, un danno proprio per queste madrelingue? A, perché sono state usate male. B, perché sono diventate un argomento di battaglia politica, come lo sono stati i famosi cartelli messi all'ingresso dei paesi. Che arrivava la giunta leghista, li metteva, arrivava un'altra giunta, li toglieva. Quindi noi abbiamo avuto, specialmente in Lombardia, un vai e vieni di cartelli ad ogni elezione. Tu cosa ne pensi? Sì, no, mi sentite? Hai toccato il punto della questione. Sì, no, credo che ci sia ormai anche degli studi che l'hanno più volte ricordato, che questa strumentalizzazione del dialetto ha creato danni ai dialetti. È come la bandiera italiana o di qualsiasi altra comunità che viene messa magari in un'occasione e poi lasciata lì a marcire, se ne vedono tantissime. Venendo dall'Islanda
questa cosa mi rimane impressa perché qui in Islanda, se poi va bene, magari no, nessuno ti viene ad annoia, però la legge prevede che quando tramonta il sole la bandiera deve essere messa dentro e la puoi rimettere fuori quando torna il sole. A parte che in alcune vallate il sole arriva a aprile, quindi può essere un problema quello, ma in ogni caso la bandiera è fra virgolette sacra e, o comunque insomma ha una funzione di un certo tipo, quindi non è che si può mettere e lasciare lì a marcire. E così il dialetto, cioè era meglio allora per il dialetto che di articoli in dialetto non ce ne fossero nessuno. E questo è, penso, è un dato di fatto, perché poi alla fine nella percezione dell'opinione pubblica italiana è che la Lega difende i dialetti e fa qualcosa per salvare il plurilinguismo. Però poi non so se tutti sono d'accordo. Quindi, nel senso, ritornando alla divisione che fa Smith tra i due modi di lavorare, spesso, cioè il problema di teoricamente un partito può far molto, nel senso che quando va al governo magari, però, cioè, alla fine, dopo tutti questi anni, magari andrebbe fatto uno studio più approfondito, ma comunque l'impressione mia è che poi alla fine sì, l'impressione è che sia stato un utilizzo del dialetto, no? Si usa per in alcuni contesti il dialetto, poi si cambia e si fa, cioè questo per esempio è uno degli elementi che gli studiosi della Lega considerano come importante per quando andiamo a classificare la Lega come un partito populista. Ormai anche qui populista è una parola che la usano tutti, però non ha di per sé un valore negativo, nel senso che ognuno ha le sue idee e i partiti poi hanno un metodo, un modo di lavorare e c'è quello che viene classificato come populista. Quindi questo prendere e lasciare varie cose è normale, insomma, di certi partiti. Quindi alla fine sì, io direi che se il nostro fine è salvare i dialetti, bisogna lavorare in una certa maniera. Io non sono colui che può dirvi come fare, bisogna insomma andare dagli esperti di politica linguistica, che so, andare dai ladini che portano avanti un progetto di salvaguardia del patrimonio linguistico locale che a quanto mi risulta dà dei buoni risultati, anche friulani probabilmente lavorano bene o almeno potremo andare a vedere cosa fanno loro, gli svizzeri anche probabilmente ci insegnerebbero molto e anche altri, i norvegesi, quindi c'è una bibliografia sterminata, ci sono professioni precise di persone che ti sanno aiutare a salvare una lingua. Poi magari ci sono i casi più disparati, quelli. La politica ovviamente c'entra sempre perché ci deve essere, però l'idea che te prendi il potere e poi quando sei al potere fai la legge, cioè è un modo un po' anche stalinista, bolscevico di pensare. Io sono vicino a Volterra, c'era la battuta dei ovviamente dei socialisti che prendevano in giro i comunisti negli anni 50, dicevano PC vuol dire poi comando io, nel senso che va bene tutto, va bene se uno pensa anche al fatto che hanno approvato i patti lateranensi, no? Va bene tutto, perché poi tanto quando si va al governo si cambia tutto, si fa come ci pare, però i risultati insomma sono, poi la storia è andata diversamente, quindi diciamo che promettere il paradiso per i dialetti che ha da venire, da benibaffone, no, come si dice, poi alla fine non so quanto aiuti i dialetti, quindi diciamo io cercherei una via dal basso. E qui c'è anche la politica, perché per esempio io ora qui faccio un discorso proprio, facciamo finta di essere al bar come c'era una volta quando si andava e uno parlava e diceva e tutti ti ascoltavano con rispetto
Io per esempio, se fosse un partito che veramente vuol salvare i dialetti, per esempio, porterei questo come un cioè la salvezza lavoro per la salvezza dei dialetti, lo vedrei come cosa naturale rispetto a un approccio dove tu cerchi di portare il centro della vita politica, valorizzare gli spazi di vita politica comunitari di livello basso, vallivo, e quindi immagino, per esempio, io non ho studiato i latini, però diciamo in una visione tirolese, altoatesina della società, con influsso anche svizzero, tu hai, e poi con una geomorfologia del terreno che ti aiuta, hai società organizzate per vallata, ogni vallata ha il suo dialetto, le decisioni si prendono in vallata, è ovvio che si parla in dialetto, c'è un po' anche il modello islandese, no? Per dire, qui sono arrivati il latino, l'inglese oggi, il danese, però nessuno ha preso piede, è rimasto l'islandese lingua della comunità, proprio perché ogni estate per 2 settimane si rinchiudevano in una gola di avvallamento di tettonica tra i continenti, e magari a volte si scannavano, a volte meno, però erano lì e dibattevano, costruivano le leggi e decidevano poi come organizzare il lavoro per il resto dell'anno. Quindi, diciamo, in un'ottica federalista sarebbe normale lavorare seriamente, con metodo, con i giusti strumenti in favore dei dialetti, che comunque hanno una storia legata a un certo territorio, che poi magari una storia che si è sviluppata, diciamo naturalmente, fra virgolette, anche in strutture linguistiche di livello superiore, ma diciamo le lingue sono un fatto sociale, non sono una lista di parole, e quindi diciamo bisogna lavorare sul sociale, e poi hai una ricaduta anche in termini di valorizzazione e difesa del patrimonio linguistico. È un po' la visione, tanto per rimanere in Lombardia, di Giuseppe Ferrari, che è un po', secondo me, un nome assolutamente sconosciuto, un personaggio anche velocemente liquidato da tanti grandi intellettuali del Novecento, ma che aveva un po' questa visione di una Italia organizzata in maniera federale, con gli spazi di vita sociale che facilitavano anche la valorizzazione del dialetto. Lui ovviamente parlava quasi 200 anni fa, quindi da allora il panorama linguistico italiano è cambiato, però diciamo, secondo me non è che ci sia molte altre soluzioni, però diciamo, questa è un po' la mia idea personalissima, e comunque approfitto per invitare a leggere, studiare e valorizzare questo grande lombardo esule in Francia, Giuseppe Ferrari, che forse voi conoscete. Ecco, quindi la via dal basso è la via migliore, se poi c'è l'apporto della politica, bene, ma deve essere sostanzialmente, diciamo, discreto, e eventualmente più che parlare deve fare fatti, invece diciamo che abbiamo avuto un po' l'opposto. Eppure, è l'ultima battuta l'argomento che ti propongo è: qualche precedente anche, tra virgolette, illustre cui rifarsi poteva esserci. Cioè noi abbiamo il grosso problema di, da un lato, ignorare quella che è la letteratura che hanno avuto i nostri dialetti. Tu ne hai fatto questo tema di profonde riflessioni nel tuo lavoro. Hai parlato, ad esempio, che ti immaginavi che la Lega avrebbe riproposto i classici, ad esempio Milano Porta, che così non è stato, e quindi noi abbiamo da un lato una non conoscenza della letteratura che c'è stata, dall'altro una sorta di complesso di inferiorità,
Eppure esistono dei riferimenti, diciamo, di livello alto su cui ci si poteva agganciare. La già citata tesi del professor Hall, alla fine contiene una coenè grafica che potrebbe essere utilizzata in tutta la Valpadana. Cioè, la dico in maniera semplice così ci capiamo, ognuno la parla a modo suo, poi quando si scrive c'è un modo di scrivere comune a tutti. Già questo sarebbe stato un passo enorme verso la creazione di un'identità. Parla come vuoi, usa la cadenza che vuoi, usa i suoni che vuoi, ma la scriviamo bene o male tutti allo stesso modo. Un'altra cosa che mi viene in mente adesso, che poteva essere più che un riferimento scientifico, comunque un riferimento di immagine a cui rifarsi, è ad esempio alcuni lavori teatrali di Dario Fo, tra cui il Joan Padan, La descoberta delle Americhe, già il nome Joan Padan, nel quale lui fa questo testo teatrale in milanese barra veneto con aggiunte un po' di veneto, per cui era già un tentativo, non dico di coenè, perché è comunque un lavoro teatrale, comunque un lavoro non di linguistica, però è comunque un precedente illustre. Dario Fo, ricordo, è stato premio Nobel. Ovviamente non aveva intenzioni Dario Fo di etnonazionalismo, assolutamente no, però comunque è un testo che poteva anche essere un riferimento. Quindi qualche riferimento alto c'era anche nella contemporaneità, non solo il Porta o letteratura passata. E invece tu mi dici che non hai trovato neanche questi. Sì, sì, è vero. Sì, diciamo... sì, diciamo, il problema di una lingua, se la vuoi, cioè il target di una rivitalizzazione linguistica sono le nuove generazioni, quindi devi parlare con loro, confrontarsi, studiare come riuscire ad agganciare loro. E effettivamente però la situazione non è così, ecco, per esempio da questo punto di vista la situazione non è così drammatica, perché io non ho anche qui fatto studi approfonditi, ma così a livello di esperienza personale ogni tanto incontro gruppi musicali, o almeno insomma feci qualche anno fa una ricerca, e ogni tanto vedevi nei blog, negli articoli, nell'intervista, cantanti giovani, gruppi, band che dichiaravano l'amore per il dialetto dicendo che... addirittura avevo contattato degli autori sardi che dicevano una frase citando Svevo, per cui insomma il concetto era che l'italiano è falso, non è vero, insomma la lingua del cuore, la lingua dei sentimenti, la lingua della verità è il dialetto. Ecco, giocando su questo tipo di lavoro, oppure citando dei gruppi di grande valore, o non so di successo, ma di grande valore che operano nelle valli ladine, giovani, donne, cioè secondo me uno dovrebbe investire in questo, no? Quando si dice investire nella cultura, piuttosto fate cadere, ora faccio una provocazione, tra l'altro sono originariamente studente di conservazione, laureato in conservazione dei beni culturali e storia dell'arte, cioè piuttosto fate cadere una chiesa barocca, la fotografate bene, poi magari la ricostruite fra 200 anni, ma salvate le lingue e investite nelle band, creare per ogni scuola, per esempio dovreste creare, come tra l'altro qui in Islanda, anche per combattere contro la droga, dovreste creare centri sportivi e centri musicali. Qui diciamo c'è il famoso modello islandese della prevenzione delle tossicodipendenze. Non ditegli ai politici o all'opinione pubblica che volete salvare i dialetti, perché poi vi dicono ah, ma sono soldi, buttati via. Dite che volete salvare i giovani dalla droga e vi danno tutti però è più probabile che vi diano soldi. Però lì ci mettete una clausola che chi usa il dialetto, non so, prende il 50% in più dei soldi. E a quel punto avete fatto molto di più di tante altre questioni. Quindi, diciamo, voi dovete studiare il modo di agganciare i dialetti, cioè non potete dire, ecco, andiamo a salvare i dialetti. E i giovani
cioè magari lo parlano, però non sanno, magari pensano di parlare italiano e invece parlano dialetto, per dire che poi c'è il problema anche della percezione, cioè non è che vendi un cellulare, vendi una cosa molto sfumata, astratta, insomma, difficile da definire, dinamica. Ecco, dovete inventarvi qualcosa che sia vivo, dinamico, mobile come lo è una lingua. E quindi cioè, non è che si va a tavolino e si decide. Insomma, è una cosa molto complessa, però è fattibile. Anzi, cioè, secondo me sarebbe anche molto bello, divertente, darebbe tante soddisfazioni. Cioè, per esempio, quando gli studiosi di Lega dicevano, scrivono, la Lega ha smesso di usare il dialetto perché è troppo difficile, il dialetto non ha standard, cambia da paese a paese. Però cioè, per un partito etnonazionalista, quello che è una sfida bellissima, insomma, di creare qualcosa e potrebbe essere quello il modo anche di legare. Uno dice le comunità non sentono la vicinanza col dialetto perché non lo parlano più. Però se li coinvolgi in un progetto di rivitalizzazione culturale, linguistica legata al territorio, nell'ambito magari di un'opera anche di rinforzo della democrazia, il federalismo, cioè sono tutte cose che potrebbero appassionare, mettendo anche al centro la persona, il giovane, le comunità. Quindi bisognerebbe insomma fare un lavoro copernicano, però si può fare insomma teoricamente. Poi non so che problemi avete, che materiale umano, come si suol dire, avete, però diciamo, teoricamente è possibile. Io sono possibilista e ottimista anche se le cose andassero in una certa maniera. Quindi ecco, così ci hai dato un messaggio di speranza e forse visto da fuori dall'Islanda fa piacere perché ogni tanto noi abbiamo magari forse troppa percezione negativa e neanche a farlo apposta oramai abbiamo già un'oretta e mezza che stiamo parlando. Io a questo punto ti chiedo se vuoi aggiungere ancora qualcosa a questo tuo. A questo tuo lavoro, a questa tua ricerca, oppure, vista l'ora, io passerei alla conclusione. Sì, no, assolutamente. Io, come dicevo, inviterei chi ci ascolta di leggere il mio contributo e eventualmente facciamo un bis o comunque possono contattarmi. A me, sinceramente, più che decidere se la Lega Nord è un partito etnista o populista, non è che mi interessa molto, anche perché ormai la ricerca l'ho fatta. Mi interesserebbe invece molto capire chi genuinamente vorrebbe aiutare i dialetti, cosa sta facendo e magari dare due consigli in più, oltre a quelli ovviamente di chi lo fa per mestiere. Ci sono gruppi di ricerca di professori, insegnanti, ricercatori che lavorano quotidianamente su il tema della salvaguardia e la rivitalizzazione delle lingue. Quindi, diciamo, io mi accoderei insomma agli altri, non voglio passare avanti a nessuno, però, diciamo, avendo molto a cuore queste questioni, avendo anche prospettive visuali diverse, in particolare quell'islandese, che ha anche una sua storia di rivitalizzazione, soprattutto nelle zone urbane, se si leggono anche certe relazioni fatte da linguisti danesi quando venivano in Islanda, vedevano una lingua che si stava anche troppo danesizzando e quindi diciamo ho raccolto anche per vari motivi esperienze, quindi magari un contributo minimo potrei anche darlo. Quindi io concluderei, diciamo, sperando che insomma, dopo questo incontro possa anche nascere qualche altro contatto con voi, e quindi perché appunto mi sta veramente a cuore il plurilinguismo
cioè si parla tanto di beni culturali, salviamo, però dicevo, è meglio far cadere una chiesa o un castello, quello vi pare, in più, ma salvare queste lingue che non è che poi fra 200 anni le puoi ricreare. Insomma, ora siamo veramente già fuori tempo massimo, e quindi è importante quello che fate, se lo fate in maniera veramente per salvare le lingue. E quindi, insomma, vi auguro buon lavoro, e se posso darvi una mano ditemelo, insomma, sono qua. Io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e colgo volentieri la tua proposta, quindi noi siamo anche a tua disposizione per eventuali tuoi ulteriori ricerche, studi, ti possiamo fornire materiale, contatti molto volentieri. Il proseguo di questa serata con un argomento differente, con un taglio differente, sarà già il 23 di marzo, quando avremo il professor Marco Tamburelli e il professor Tosco, che ci presenteranno l'ultimo loro lavoro, che è un testo che hanno appena dato alle stampe, che si chiama Contested Languages, di lingue contestate, e in particolar modo ci sarà un focus su lombardo e piemontese, dato che Tamburelli è lombardo e Tosco piemontese, quindi già in quell'occasione cercheremo di riprendere il tema. Io, ringraziando tutti, vorrei chiudere leggendo un piccolo stralcio di Gilberto Neto. Noi abbiamo il vezzo di citare in apertura e in chiusura un suo passo, un suo scritto, e questa sera ho ripreso un pezzetto che viene da uno dei suoi primi libri, che è L'invenzione della Padania. Le diversità linguistiche non costituiscono più un problema, ma tornano ad essere una ricchezza e un potente strumento di riconoscimento comunitario. Questo vale anche per la Padania, che necessita di un processo di recupero, riorganizzazione e valorizzazione delle sue lingue locali all'interno di un disegno di arricchimento culturale complessivo. La conoscenza e l'uso delle lingue locali non contrasta con l'uso di una lingua franca o con la diffusione della conoscenza di lingue straniere. Un interessante riferimento è costituito dal Canton Ticino, dove gran parte della popolazione si esprime regolarmente in lombardo, in toscano e almeno in una lingua straniera. La lingua è un potente strumento di affermazione di autonomia, oltre a tutto funziona in un senso solo. È un elemento che giustifica l'aggregazione di una comunità che parla la stessa lingua, ma non impedisce l'unione di gruppi che si esprimono in idiomi diversi, la Svizzera, né tantomeno giustifica l'unione di chi parla la stessa lingua ma aspira a un destino separato, Croazia e Serbia, o di chi è stato costretto ad adottare una lingua non sua, Irlanda e Padania. L'importanza della lingua sta nel suo valore di memoria culturale ed identificazione comunitaria. Io con questo ho concluso, ringrazio tutti e vi rimando alle prossime serate del Drago, che ritorneranno ad essere il martedì. Buona serata e grazie. Ecco, scusatemi, un intervento giusto per precisare. Settimana prossima riprenderemo le serate del Drago dal martedì, che è il giorno più comunemente usato per queste serate, e anticipo che quello di cui parleremo è la questione armena. Avremo con noi il console onorario di Armenia qui a Milano, Giancarlo Pagliarini e Adolfo Morganti. Quindi l'appuntamento stavolta è ancora per martedì, come le altre settimane. E niente, grazie di essere intervenuti, di averci ascoltato, e alla prossima settimana. Grazie a tutti.